tragedia a Voghera, in provincia di Pavia. Una mamma ha strangolato questa mattina suo figlio, un bambino di appena un anno. Si trovava in casa da sola e sarebbe stata lei a dare l'allarme al 112. Gli operatori del 118 intervenuti non hanno potuto far altro che constatare il decesso del piccolo. La donna, che ha 45 anni, è stata sottoposta a fermo da parte dei carabinieri. Al momento si trova in ospedale, nel reparto di psichiatria del San Matteo, per una serie di accertamenti, dopodiché, quando sarà possibile, i magistrati la interrogheranno in presenza di un avvocato. Un intervento dei carabinieri per fermare un uomo che aveva violato il divieto di avvicinamento alla moglie si è trasformato in una sparatoria con un morto. È accaduto a Padova, in zona Sacra Famiglia, oggi pomeriggio, quando una pattuglia dei carabinieri ha fermato un uomo di 55 anni di origini albanesi che aveva violato il provvedimento del giudice disposto per stalking. I militari dell'arma hanno fermato l'uomo per sanzionarlo, ma mentre stavano scrivendo il verbale, il 55enne è salito sul suo furgone, ha messo in moto il veicolo e ha investito uno dei due carabinieri. Subito dopo è sceso dalla vettura, forse armato di un coltello, e a quel punto il secondo militare della pattuglia ha aperto il fuoco, sparando 4 colpi ferendolo a morte. Lo stalker è stato trasportato in ospedale, ma già all'arrivo era apparso in condizioni disperate e i sanitari non sono riusciti a salvarlo. È stato ricoverato anche il carabiniere investito, un 37enne, ha riportato gravi ferite alle gambe, rimanendo schiacciato tra il furgone e l'auto di servizio. In ospedale è stato trasportato pure il militare, che ha aperto il fuoco, in stato di shock ma senza ferite. Nessuna sospensione cautelare urgente dell'ordinanza con la quale il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, 2 giorni fa, ha ridotto a 12 ore lo sciopero nazionale del servizio di trasporto ferroviario. L'ha deciso il TAR del Lazio con un decreto cautelare monocratico con il quale ha respinto le richieste della Federazione Italiana Lavoratori Trasporti, FILT CGL. Si stima che almeno 289 bambini sono morti o scomparsi quest'anno in naufragi sulla rotta migratoria del Mediterraneo centrale, dal Nord Africa all'Europa. Vale a dire circa 11 bambini morti o scomparsi ogni settimana, in cerca di sicurezza, pace e migliori opportunità. Secondo i dati UNICEF, inoltre, dal 2018 circa 1500 bambini sono morti o dispersi mentre cercavano di attraversare il Mediterraneo centrale. Questo numero corrisponde a 1 su 5 delle 8274 persone morte o disperse lungo la rotta, secondo i dati del progetto Migranti Scomparsi dell'OIM. Molti naufragi durante la traversata del Mediterraneo centrale non lasciano sopravvissuti o non vengono registrati, rendendo praticamente impossibile verificare il numero reale di bambini morti, probabilmente molto più alto. Dopo lo sciopero dei treni di giovedì arriva quello degli aeroporti. Possibili ritardi, cancellazioni e disagi per lo sciopero aeroporti di sabato 15 luglio. Per l'intera giornata è stata proclamata un'agitazione sindacale che tocca sia il personale di terra che i piloti, seppur a orari differenti. Lo sciopero avrà una durata totale di 8 ore. L'orario comunicato dai sindacati dello sciopero è 10:18. Nel caso dei piloti, però, l'orario dello sciopero dovrebbe essere più ridotto. L'agitazione per loro è prevista dalle ore 12 fino alle 16. L'astensione dal lavoro è stata proclamata per sostenere la vertenza riguardante il rinnovo del contratto scaduto da 6 anni. In una nota pubblicata dai sindacati si legge: proclamiamo lo sciopero di 8 ore a seguito della sottoscrizione da parte di alcuni soggetti di un accordo totalmente insoddisfacente per la categoria piloti e vista la totale chiusura al dialogo e al confronto da parte della compagnia. Tra pochi giorni la scena meteorologica su tutta l'Italia subirà un importante cambiamento. Dopo il caldo africano portato dall'anticiclone Cerbero e dopo i forti temporali che hanno sconquassato le regioni del nord, da domenica 16 arriverà un più potente e rovente anticiclone africano, Caronte. Sia sabato sia domenica saranno 2 giornate soleggiate, ma si differenzieranno per le temperature raggiunte, sia massime sia minime. Se sabato di giorno non si supereranno i 35-36 gradi su gran parte delle città, domenica si toccheranno anche i 38-39 gradi, come in Toscana e Lazio, fino a 40-41 in Puglia, Sicilia e Sardegna. Ma questo sarà solo l'inizio di un'escalation termica che potrebbe frantumare molti record di caldo su tante città. Oltre al gran caldo atteso di giorno, si dovrà fare i conti anche con le notti tropicali, ovvero notti in cui le temperature non scendono mai sotto i 20 gradi.